non conviene all'Italia perché l'Italia non è contro l'Europa, non si pone contro l'Europa. L'Italia è parte integrante di un ordinamento europeo che è un ordinamento che ha delle caratteristiche di sovranazionalità, di cui facciamo parte da tempo, addirittura di cui siamo un paese fondatore. Allo stesso modo non conviene all'Europa per la misura in cui la medesima Europa non è l'Unione Europea, ovviamente, non è altro dall'Italia. Quindi siamo, come dire, sulla medesima barca. Quando si è sulla medesima barca bisogna approdare a uno scoglio sicuro, anzi io mi permetto di dire che lo scoglio non è sufficiente, a una terraferma, perché la terraferma dà sicurezza a tutti coloro che sono sulla barca. Onda, più onda, il mare mi porterà alla deriva, balia di una sorte bizzarra e cattiva. L'unico convitato di pietra in questo ragionamento è il vecchio democristiano. Sopire e calmare, Conte, a mio avviso, rappresenta l'elemento democristiano che c'è in questa, lo dico senza nessuna offesa chiaramente, che c'è in questo governo, ha un, oltre che un physique du rôle, anche un atteggiamento molto più calmo di Salvini e di Di Maio. Ci vuole un fisico bestiale, impazzare nel mondo dei grandi, e poi trovarti a sette scene, con tipi furbi ed arroganti. Preannunciandosi, qualcuno dice questo, io non credo che sia vero, una clamorosa, qualcuno ha detto calata di braghe, preferiscano farla fare al Presidente del Consiglio piuttosto che ai due veri Presidenti del Consiglio in società, che sono gli azionisti di maggioranza del governo. Ma io non credo che questa cosa sia vera, perché mi sembra una cattiveria. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai, lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società. E vediamo Salvini e Di Maio che promuovono Conte a Davide Cosetto, come sarà con Mannava Argiventi. C'è stato un incontro questa mattina, abbiamo fatto colazione con Juncker, Moscovici, c'era anche il ministro Tria, quindi che sta continuando il dialogo con l'Unione Europea. Sicuramente l'obiettivo è evitare la procedura di infrazione. Il primo obiettivo nell'interesse dell'Italia, ma direi anche dell'Europa. Conte è andato in Argentina per il G20 ad aspettare la colazione, chi c'era? Juncker. Prima la cena a Bruxelles, poi la colazione a Buenos Aires. Se le cose vanno avanti così, la settimana prossima Conte gli farà conoscere i genitori. Per forza. Non si può andare in Europa a fare i bulli. Uno contro 27 e non ce la facciamo. Allora, Conte è un signore che forse è stato scelto anche per questo, che ha dei modi garbati, e questo è stato sufficiente per cambiare l'atteggiamento. Conte, ma ha fatto un passaggio umano, proprio antropologico, pazzesco. Era in 4 mesi, era un cazzo di professorino messo lì in università. Il parole della finale. We'll have a meeting with Giuseppe Conte. We made some progress. We are with Italy, if Italy is with us. È possibile che Conte venga individuato da partner europei o da forze imprenditoriali italiane come quella figura che deve superare l'area estremista del Movimento 5 Stelle e portarli a più miti consigli. È il mio corpo che cambia nella forma e nel colore, è in trasformazione. I rapporti con l'Europa non sono cambiati perché questo governo ha scoperto la cortesia, né quella che ha Conte nel linguaggio, né l'altro ha scoperto l'europeismo. Gli ultimi dati del PIL hanno sostanzialmente smontato la manovra e la crescita in questo paese è tornata ai livelli del 2014. Con quei dati la manovra, che avevano scritto già lunare di per sé, diventava ancora più lunare. È chiaro che la Commissione europea era partita in tromba pensando di avere a che fare con delle mammolette che si sarebbero lasciate scrivere la manovra dalla Commissione medesima. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Ci
tengo a dire che questa manovra prevede 16 miliardi di euro di investimenti, prevede 750 milioni finalmente alle province, prevede 4 miliardi e mezzo in più al Fondo Sanitario Nazionale, 2 miliardi e mezzo in più per l'edilizia ospedaliera, prevede l'abbassamento dell'IMU per i capannoni, prevede l'IRES al 15% per le società che investono in beni strumentali, che assumono, che investono in innovazione, che aumentano il capitale, prevede la famosa 15% per le partite IVA. Non abbiamo soldi perché li abbiamo già spesi tutti, ma non questo governo, i governi precedenti, tant'è che abbiamo un debito pubblico mostruoso. Quindi quando la situazione è così grave c'è poco da studiare la manovra, c'è semplicemente da spendere quel poco che è rimasto. Stiamo anche facendo molti calcoli che ci stanno con tutta probabilità dicendo che ci sono delle risorse in più rispetto alle valutazioni iniziali. Quota 100 e reddito di cittadinanza ci saranno perché noi dialoghiamo con l'Unione Europea in maniera seria e concreta. La sensazione è che ci sia qualcuno al timone che non conosce bene la rotta e non sappia come fare. Qual è la sua sensazione? La mia sensazione è che i governi precedenti hanno fatto degli errori, ma erano errori, diciamo così, fatti da elite competenti. Questo invece è un governo in cui palesemente, diciamo così, si disprezza la competenza, si dice che sì, la competenza che esiste è una competenza inesistente, che l'importante è la scelta politica, che se c'è la volontà politica le cose si possono fare. Noi arriveremo a non capire più chi siamo, dove siamo e che cosa facciamo. Aspettiamo questo Godot che non arriverà mai. Non ho capito cosa ho detto, ma è lo stesso. Io questa polemica sulla competenza la detesto, perché c'è un problema competenti, ma chi sono i competenti? Io conosco un sacco di competenti che non sanno un cavolo di niente, hanno il gergo della competenza. Per tutti coloro che si stanno stampando in proprio i 6 milioni di tessere del reddito di cittadinanza, in omaggio la tesi di laurea di Gigino Di Maio. Sempre. Ecco, non c'è. Il tentativo di andare a una soluzione per evitare di entrare in una procedura di infrazione. Dello spread me ne frego, come la mettiamo? Ma Renato, Brunetta, onorevole. Poi ci accapigliamo in privato. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai. Mi hanno chiesto oggi se il ministro Tria fosse sotto pressione. Che sia sotto pressione è indubbio. Nel senso che la manovra è impegnativa, gli impegni sono tanti, la dialettica con l'Europa è serrata e quindi sicuramente la tensione c'è. Che si dimetta, no. Buongiorno, bentornati all'Area Pettina, che dirvi? Abbiamo la manovra fantasma che non c'è ma pretende fiducia. Abbiamo il ministro fantasma Tria che c'è ma nessuno si fida di lui. E a questo punto non ci resta che invocare loro, i Ghostbusters, le acchiappa fantasmi. Così magari riusciamo a capirci finalmente qualcosa. Sul palco sono saliti i presidenti delle più importanti associazioni del mondo produttivo italiano. Rappresentano 3 milioni di imprese, 13 milioni di lavoratori, per una quota di PIL pari al 65%. Per noi i numeri non sono quelli dei sondaggi elettorali. Per noi i numeri sono quelli del PIL, sono quelli dell'occupazione. Se siamo qui oggi, forse si sta superando il senso del limite della sostenibilità della manovra economica. Fate presto e uscite dalla procedura di infrazione. Noi siamo contro qualcosa, siamo contro questa manovra, perché questa manovra di crescita non ha alcunché. Qui alla fine abbiamo una classe politica di incapaci. Salvini usa molto Facebook. Usasse più questa, sarebbe meglio. Per i miracoli non sono attrezzato, quindi se il presidente boccia io anche domani lo incontro e gli offro un caffè volentieri. Un caffè non basta, questa volta ce ne vogliono 12. C'è qualcuno che è stato zitto per anni, quando gli italiani, gli imprenditori, gli artigiani venivano massacrati, adesso siamo qua da 6 mesi, ci lasciassero lavorare. Il ministro dell'interno se l'è presa praticamente con tutti, se l'è presa con Boccia e con gli industriali, se l'è presa con Fazio, Saviano, i rapper e gli intellettualoni, se l'è presa con i professori e con l'Europa e se l'è presa anche con i chiacchieroni e con i rosiconi. Girls dream that they'd be your partner.
mattina, vabbè, è un personaggio del nostro immaginario, il re degli Unni, il flagello di Dio, dove passa lui non cresce più l'erba. Molti personaggi della politica, forse anche inconsciamente, vogliono assomigliare ad Attila almeno un giorno della loro vita. Perché Attila è il barbaro che vuole diventare imperatore di Roma in nome del popolo. E allora, domani, Piazza del Popolo, domani mattina, Piazza del Popolo, arriva quello che anni fa era Attila. I barbari, no? I leghisti erano tutti contenti di dire di se stessi: siamo i barbari che cambieranno Roma ladrona. Quando un procuratore della Repubblica dice che con un mio tweet addirittura metto a rischio un'operazione contro la mafia nigeriana, sbaglia. Salvini contro tutti è tornato, stavolta contro Armando Spataro, magistrato che ha fatto la storia dell'antiterrorismo. Fuori di sé per il tweet con cui il ministro dell'interno ha annunciato un'operazione ancora in corso contro la mafia nigeriana, il procuratore capo di Torino ha diffuso un comunicato durissimo. Questo procuratore, che peraltro fra 15 giorni va in pensione. Spataro in buona compagnia. Prima di lui è toccato al presidente dell'INPS, ai magistrati che avevano indagato Salvini per i migranti trattenuti a bordo della nave Diciotti, al presidente della Commissione europea Juncker. Per qualche giorno, in vista della trattativa con l'Europa, a dire il vero, il leader della Lega aveva mostrato un volto più mite. Perché mi dicono che se sorrido lo spread scende, e quindi io passo le mie giornate a sorridere. Nelle ultime ore sembra tornato ai toni più duri. Il direttore di Avvenire ha fatto un fondo dove io sono disumano, disumano. Il decreto sicurezza addirittura è disumano. Perché? Ma l'hai letto? Queste sono le risposte di cui è capace il ministro dell'interno, e me ne dispiace perché dovrebbe essere più competente in quello che dice. La mia personale opinione è che i toni stentorei, la voce alzata sistematicamente per cui non si sente più il suono dei propri pensieri, sia un segno come una febbre della democrazia. C'era un candidato presidente americano che diceva: argomenti deboli, gridare forte. Me ne frego, è stato detto da uno dei nostri vice capogovernanti, me ne frego. Capisci cosa deve suonare in Europa, me ne frego, per gente che ricorda il giorno in cui gli dichiarammo guerra alle spalle? Hai capito? Perché di questo si tratta. Gli abbiamo dichiarato guerra alle spalle all'Europa. Per me è ancora un'emozione essere andato ieri a fare la spesa a Milano e essere fermato al super da una signora che dice: posso fare una foto? Grazie, mi raccomando. E al di là dei sondaggi è la cosa più bella, poter passeggiare come una persona normale per Roma o per Milano e avere qualcuno che dice: dai Matteo, non mollare. E io non mollo. Per l'Immacolata abbiamo scelto, invece di stare con i miei figli, ho invitato tutti gli italiani in Piazza del Popolo a Roma per una manifestazione non contro, però io voglio fare qualcosa che di solito i politici non fanno, dire grazie. Perché questi 6 mesi sono stati per me un'avventura straordinaria e spero di farlo ancora per tanto tempo. Questo è il modo in cui la Lega ha deciso di promuovere la manifestazione dell'8 dicembre a Roma. Uno dei modi. Uno dei modi. Però è un modo strano, sinceramente. Il modo più perché io mi aspetto che lei mi dica chi c'è in piazza, che idee portate, che persone volete rappresentare, non quelli che non devono venire, no? Io, così, a occhio. No. Mentre il popolo leghista è chiamato all'adunanza l'8 dicembre, è iniziata la conta dei partecipanti. Chi non ci sarà è ormai noto. Non li vuole. Bene. Bene. Non piacciono neanche a noi, veramente. Ah, okay. E allora abbiamo pensato di aiutare la selezione, aggiungendo una lista di possibili invitati. Spataro sarà su Twitter, secondo me, a commentare anche lui. Questo ci va, palesissimo. Ma è del PD, Minniti. Magari va a vedere la concorrenza. Dopo Gigio no, non ci sarà assolutamente. Perché no? Salvini è troppo cattivo. Alle donne, che cosa dirà Salvini alle donne? Io penso che alle donne sia simpatico Salvini. Io ho delle amiche che non erano per niente leghiste e che lo stanno guardando con un occhio un po' più. Non è grave che chi fa il ministro dell'interno, quindi è garante della sicurezza di un paese,
faccia queste, io le chiamerei liste di proscrizione. Penso che sullo sfondo ci sia un bisogno fisiologico, diciamo, della Lega e dei 5 Stelle di mantenere acceso il fuoco del movimentismo continuo, e quindi ti porta ad avere sempre la riedizione di nemici costanti. E se fossi in loro due starei molto attento, perché dopo un po' l'elettorato non è così stupido, cioè chiede conto di quello che stai o non stai facendo. Nella notte sono comparsi a Roma questi manifesti contro la manifestazione della Lega dell'8 dicembre. Andiamo a vedere i manifesti, alcuni. La Lega Roma, stavolta mi do fuoco da solo, Giordano Bruno. La Lega Roma è come la carbonara con la panna, Soravella. La Lega Roma, e poi sarei io, Ermonnezza. La Lega Roma è un'altra cortellata, Giulio Cesare. La Lega Roma, cagamo gli in testa ai gabbiani di Roma, questa è un po'. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Un aggettivo per definire lo stato di salute del Partito Democratico. Dopo che Minniti si è ritirato, Renzi ha detto non faccio il burattino in vista del congresso. Che succede lì dentro? Più che un aggettivo direi un sostantivo, un manicomio. In una legge di bilancio che è un disastro per il Paese e per il suo futuro, la battaglia del Partito Democratico con un mio emendamento ha portato alla possibilità dal prossimo anno di sperimentare finalmente un monopattino elettrico. Staremo addosso al ministro Toninelli affinché la sperimentazione cominci presto e bene. È una legge di bilancio che è un disastro per il Paese, all'interno però c'è questa piccola buona notizia grazie al Partito Democratico. Allora, poi dice che non serve a niente. Altri due video così e gli elettori, altri due video così e gli elettori del PD si ritrovano appunto su un monopattino. Su un monopattino è uno. È l'ultima tappa dei Dem, l'eutanasia del Partito Democratico. Ma io avevo sottoscritto insieme a altri 500 amministratori l'appello per la candidatura di Marco Minniti, perché lo ritenevo il miglior candidato per rappresentare un'area riformista nella prospettiva di unità del Partito Democratico. Sono quindi molto dispiaciuto, sinceramente, di come le cose sono maturate, della decisione di Marco Minniti, che però capisco. Adesso c'è una candidata donna, è lei. Il mio progetto politico, Piazza Dem, è la start-up della politica, nata nei garage come Google e Amazon. Chiedo ufficialmente ai miei concorrenti gentiluomini di desistere. Detto, fatto, Minniti ritiro la candidatura per salvare il partito. Guardate che qua ci hanno messo caso effetto che nessuno ha colto, solo noi guardando il video. Impressionante questa cosa. Una candidatura sicuramente di peso, che pesa, che ha determinato già qualcosa. Andiamo avanti. Ritiro la candidatura per salvare il PD e la versione te lascio perché te amo troppo di Minniti. Eccolo qua. Lui non ci sarà. Dove? Al congresso PD 2019, primaria per la segreteria, una nuova grafica che si impone, prima i renziani, prima i renziani. Sale la tensione nel Partito Democratico, ma chi scende dall'autobus del PD? Chi sta dentro? Chi preferisce stare fuori? Chi sta dietro? Chi sta davanti? Chi sta alla guida? Cerco di essere molto esplicito. Quando io ho qualcosa da dire lo dico. Non mi metto a fare il piccolo indiano di un congresso in cui l'obiettivo sembra essere soltanto discutere tra correnti. Si discute tra idee. Tutti i toscani che dimostreranno di aver fatto un corso di dizione pur di non essere più paragonati a Renzi, in omaggio vi arriverà a casa, ve lo faccio vedere, un presepe. Faccio vedere la grafica. Il presepe del PD è il primo presepe morente d'Italia. Questi che esultano per l'esplosione non sono Black Bloc, sono i Gilets Jaunes, il movimento di protesta dei Gilets Gialli,
Il 24 novembre, sfidando tutti i divieti, ha invaso le Champs-Élysées a Parigi, viale simbolo di potere e ricchezza, chiedendo a gran voce le dimissioni di Macron. Forse non è un caso che esattamente 50 anni fa, proprio da Parigi, partì il 68, che fu una rivoluzione, che provocò poi una rivoluzione in tutti i settori della società. E 50 anni prima scoppiò la prima guerra mondiale e cambiò volto dell'Europa. Se vogliamo andare indietro, 50 anni prima c'era l'unità, si stava facendo l'unità d'Italia e anche lì l'Europa si dava una riassestata. Cioè, al di là dei motivi contingenti, c'è il problema che il sistema è a termine, non è infinito. E quindi ho la paura che siamo alla vigilia di un cambio di sistema, di un cambio di modello di società. Questo è un movimento completamente spontaneo, nato su internet con i gruppi Facebook. A quanto pare non ci sono capi. La Francia è incazzata nera. Il prezzo del gasolio è alle stelle. Chi usa la macchina come noi che viviamo in campagna non riesce più a pagare. Noi oggi, come Gilets Jaunes, chiediamo un governo che stia dalla parte dei poveri e non dei ricchi. La stampa ha detto che i gilet gialli sono poche migliaia, in realtà siamo milioni. Se la Francia, che ha avuto un'economia più dinamica dell'Italia, e in questo stato, mi immagino, in quello stato è l'Italia. Il fenomeno sta crescendo e sembra veramente esplosivo, no? Macron, l'idolo, no? di poco più di un anno fa, che sembrava, no? Il l'idolo nuovo di, astro l'idolo d'Europa, di chi, no? Bisogna dire. Fin dall'inizio c'è stata una corrente di pensiero che faceva notare che presidente eletto di un numero molto piccolo di francesi. La rabbia di cui tanto parlano è dovuta dall'aumento enorme delle diseguaglianze in tutta Europa. E dato che questa Europa è nata promettendo insieme all'euro prosperità e benessere a tutti, questo era il sogno europeo, nel momento in cui prosperità e benessere non arrivano, c'è tanta gente che comincia a arrabbiarsi.